Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Se sei nuovo, benvenuto e vai a dare un'occhiata al mio canale. Oggi vi faccio vedere la mia make-up routine di tutti i giorni. Premetto già che è un make-up molto semplice da tutti i giorni, appunto. Ovviamente se devo uscire la sera o fare qualcosa di speciale, il make-up cambia. Però questo è solitamente. Raccolgo i capelli o con uno scrunchies, di questi qui, tutti pelosetti, oppure con un molletto. Cosa ho detto molletto? Vabbè, con queste pinze. Oggi vado con la pinza. In questo modo che i capelli non vadano davanti. Prendo il mio specchio, lo accendo, lo apro e accendo le lucine. Questo specchio è top, veramente, cioè è troppo figo. Anche perché ha tutte le lucine e poi ha diversi specchi. Cioè, intendo, questi due sono normali. Questo è ingrandito il doppio, questo il triplo. E poi abbiamo qui uno specchietto ingrandito di 10 volte. Fighissimo. Senza parlare degli specchi, andiamo avanti. All'inizio del make-up bagno la Beauty Blender, così è bella morbida. E inizio con il correttore. Io utilizzo questo qui di Kiko. Dà un effetto luminoso. E io ho la colorazione 02. Per farlo scendere è semplicissimo, basta schiacciare qui. Anche se ho solo la colorazione 02, è comunque un correttore aranciato che va a contrastare le occhiaie. Vado a metterlo sotto le occhiaie, qui per dare il lifting sotto all'occhio e sulle imperfezioni varie, quindi il naso e un po' qua la fronte. Comunque io ho sempre un sacco le occhiaie perché, avendo gli occhi molto grandi e rotondi, di conseguenza ho molte occhiaie, anche se dormo 15 ore, ho comunque le occhiaie. Ma i correttori che utilizzo ci andranno a salvare. Quindi io dovrei ringraziare veramente chi ha inventato i correttori, perché veramente non potrei farne a meno. Correttore adesso molto più chiaro e lo metto sulla mano. Con la Beauty Blender vado a prelevarlo direttamente e stenderlo sul contorno occhi. Questo è un correttore molto idratante, quindi mi ci trovo davvero molto bene, anche perché quando non mi voglio truccare troppo, perché magari ho la pelle molto secca in quel periodo, uso questo correttore ed è perfetto. Lo stendo anche dove prima avevo steso quello aranciato, quindi nelle imperfezioni, quindi naso e zona T. Per fissare io uso due ciglia. Eccole qui, una di Maybelline e una di M Makeup. Sì, non so bene che marca sia, ma me l'hanno regalata ed è top. Questa è la Pure Powder, che è quella di Maybelline, e sì, ha un buco gigante perché la adoro. È la colorazione 015 Translucent. E con questa vado a fissare bene la zona T e il naso, perché purtroppo va un pochino a seccare, quindi nel contorno occhi non la metto. Dimenticavo, vado con questo pennello qui che è lingua di gatto e quindi vado bene a pressare, così si setta ancora meglio. Questa cipria la trovo abbastanza leggera ma super levigante, setta abbastanza bene, però comunque allo stesso tempo leggera, quindi secondo me va bene per tutti i giorni anche. E questa la setto appunto con un pennello a lingua di gatto in modo da pressarla per bene. Per queste invece, che andrò a mettere nel contorno occhi, utilizzo un pennello più ampio, sempre comunque un po' compatto, però vedete le setole sono molto più grosse. Questa invece è la New Cipria, prodotta in Italia, l'ho detto perché è tipo l'unica cosa che c'è scritto, ed è la colorazione 01. Questa qui è di M Makeup, che non so bene che marca sia, però mi ci trovo da Dio. Quindi la prelevo, ecco, vedete, così per me è già troppa. Quindi vado un po' a togliere l'eccesso e me la metto bene nel contorno occhi. Non so perché ho usato me la metto, ma vabbè. Comunque la stendo per bene, abbastanza a caso. Tanto fissa tantissimo, questa è super mattificante. Infatti per quello mi piace un sacco. Poi vado a passarla anche nelle zone di prima e un po' in tutto il viso. Sì, lo so, questa ciglia mi è tipo diventata bianca, ma vabbè, perché ci ho passato sopra la ciglia.
aiuto al blush, che è una delle parti più importanti del mio make-up, perché secondo me rende super naturale il viso. Questo è di Kiko ed è della collezione Energy Shake e Long Lasting Blush 03 Mauve Fullness. Ok, spero di aver detto tutto bene. Comunque questo qui è troppo cute, il pack con tutte le goccioline sembrano vere, cioè, guardate. E questo è il colore che mi piace un sacco perché è super rosa Barbie. Vado a prenderlo con lo stesso pennello, ovviamente pulito, quindi tolgo un po' la cipria con la mano e ne prelevo all'inizio poco e vado a metterlo in questa parte qui. Tutto qua e lo sfumo. Lo sfumo per bene perché sennò mi va tutto a fare una macchia gigante sullo zigomo, quello che non voglio. Quindi vado qua in questa parte della guancia e anche dall'altra parte. All'inizio ne prendo davvero poco e poi se c'è da aggiungere ne aggiungo piano piano senza diventare un porcellino subito. Non so perché ho usato questo nome, ma vabbè. E poi per rendere il tutto un pochino più naturale vado anche a sporcare un po' il naso in modo da sembrare tipo baciata dal sole. E questo blush mi piace un sacco perché si unisce un sacco alla pelle, cioè veramente bellissimo, fa tipo effetto seconda pelle. E sul naso attenti a non fare l'effetto tipo del raffreddore, non mettiamolo qua ma in questa parte qui, così sembrerà più naturale. Non so quante volte ho detto naturale, ma vabbè. Adesso vado con l'illuminante liquido, che è praticamente finito, cioè lo sto tipo scavando, che è di L'Oréal Paris ed è il Glow Mon Amour e è un illuminante. Vediamo se c'è scritta la colorazione, ma non penso. Vabbè, adesso la cerco. Purtroppo non c'è scritta, però comunque è questo oro un po' freddo, metallizzato. Non so bene come spiegarvelo, è che purtroppo non c'è la colorazione, cioè zero. È con le goccette, quindi prendo quel poco che rimane, ecco è anche caduto, e vado a mettere qualche goccetta qua, in questa parte dello zigomo. E vado subito a sfumarlo con la spugnetta, perché sennò dopo si setta con, cioè si unisce tipo con gli altri prodotti e quindi non si sfuma più. Questa infatti è l'unica cosa che odio di questo illuminante, perché per il resto è davvero bellissimo, cioè è super naturale l'effetto, però comunque si vede che hai un illuminante. Ok, la base è finita. Adesso passiamo agli occhi, che in realtà sono molto semplici. A volte metto un blush liquido e quindi quando lo metto dopo vado a fissare o con il blush tipo in polvere, questo qua o questo di Kiko, oppure vado a fissare con la cipria. Ma lo metto molto raramente, solo quando ho qualche evento. Come mascara utilizzo questo qui di Kiko della Happy Day Collection. Se non sbaglio, sì, Happy Day Bellezza, questo qui. Ed è il Luxurious Mascara. Dona un sacco di volume e lo potrete ben capire dallo scovolino, che è leggermente grande, cioè proprio leggermente. Per farvi capire adesso vi metto a confronto uno scovolino normale. Ok, cioè, pronti?